migliorare la nostra produttività. In che senso dico questo? Nel senso che il confronto con l'utenza, a cui ci porta il FOIA, ci porta anche a migliorare la nostra azione, non soltanto dal punto di vista quantitativo, ci tagliamo sempre i nostri tempi di risposta, andiamo a verificare di agire sempre nei tempi previsti e canonici, ma anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo. Di questi effetti credo che poi ne possiamo essere tutti testimoni. Infatti, quello che io vedo, che noto nella mia azione concreta, credo che anche voi lo notiate, è che il confronto con i nostri stakeholder sia un confronto fondamentale per acquisire degli spunti di miglioramento, per confrontarci, ma anche per ricevere anche quelle gratificazioni sulla nostra attività che così raramente noi riusciamo ad avere. Possiamo quindi dire che il FOIA è uno strumento che aiuta a migliorare di fatto il valore pubblico che è creato dalle nostre amministrazioni, e quindi credo che questo sia un elemento fondamentale da segnalare, diciamo, un aspetto del FOIA che non sempre è preso in considerazione. Noi ce ne preoccupiamo in questo momento anche come SIURP, siamo così concentrati perché la nostra azione impatta su una delle materie più sensibili e rilevanti in questo momento per l'intera collettività, quella delle informazioni ambientali. Su quelle informazioni ambientali, a riprova di questo, dell'importanza che hanno le informazioni ambientali per la nostra utenza, per la collettività, vorrei condividere con voi uno studio che è stato fatto, un'analisi statistica che è stata condotta dalla Fondazione Open Policy sull'applicazione dei FOIA negli enti di ricerca italiani, che dimostra in primo luogo quanto sia forte l'attenzione della collettività sui temi ambientali e quindi sull'informazione ambientale. Se voi vedete, in questo grafico è riportato per il triennio 2017-2019 la differenza di accessi che queste amministrazioni, che tutti gli enti di ricerca hanno ricevuto. Guardate un po', soltanto per vedere, non vuole essere un'autocelebrazione, ma soltanto vuole rappresentare come l'ISPRA abbia ricevuto tutte queste richieste di accesso alle informazioni da essa detenute, in particolar modo quindi delle informazioni ambientali che sono il nostro core business, rispetto a tutti gli altri enti di ricerca che presidiano diverse tipologie di attività e di competenze nel nostro paese. Quindi secondo me questa slide e questo grafico sono eloquenti dell'importanza, del rilievo che l'utenza riconnette a questa tipologia di informazione e quindi di converso al lavoro che noi svolgiamo per divulgare questa informazione, per garantire questa informazione. L'accesso civico, infatti, se poi noi paragoniamo anche questi dati sugli accessi civici che nel biennio 2019-2020 sono state ricevute non soltanto da ISPRA, dagli enti di ricerca, ma dalle amministrazioni che fanno parte dell'SNPA, quindi del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. E vediamo quante sono rilevanti. Guardate un po' questi numeri e l'andamento dei numeri nel triennio. Da 784 siamo passati a 1764 nel 2019 per arrivare a 1400. Mi sembra ci sia un problema con la webcam di Francesco, ti chiederei di riaccenderla. Forse c'è stato. Francesco, forse c'è qualche problema di connessione, non lo so perché vedo che neanche il suo microfono è più acceso. Nel frattempo ne approfitto per. Ecco, adesso dovremmo essere Magari ricollegati. Sì? Ecco, sentiamo la tua voce, ti chiederei di riaccendere perfetto. il Ecco, tuo. vi dicevo. Francesco, ti chiederei di riaccendere anche il Perfetto, ecco, suo microfono, adesso se. perfetto. Perfetto. Sulla videocamera. Perfetto, eccoci. Ecco, non so se quindi se mi avete seguito fino diciamo all'ultima osservazione. Quindi, se noi parametriamo le richieste che abbiamo ricevuto come Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente nel triennio 18-20 con quelle ricevute dai ministeri, notate proprio l'incidenza, l'importanza che l'utenza riconosce, che la collettività riconosce alle informazioni ambientali. Di fatto, nell'ultimo anno. Gli enti dell'SNPA hanno ricevuto un numero di richieste di accesso a informazioni maggiore di tutti i ministeri messi insieme. Quindi questa è la rappresentazione dell'importanza e del rilievo che la nostra azione ha nei confronti della collettività. Ripeto, l'accesso civico ai dati e alle informazioni è uno strumento fondamentale a garanzia del diritto che hanno i cittadini.
siano essi singoli associati ad avere accesso alle informazioni pubbliche, e ritengo che le richieste di accesso civico siano tanto più efficaci quanto più il cittadino è a conoscenza in modo puntuale di cosa può chiedere. Quindi i sistemi e le procedure che noi utilizziamo per garantire l'esercizio del FOIA rivestono un ruolo fondamentale per garantire un efficiente utilizzo. A questo, diciamo, sulla base di questa considerazione, vi propongo uno spunto di riflessione che è sempre tratto da un'indagine statistica che è stata realizzata sempre dall'Istat con la Fondazione Open Police. In questa slide vedete la rappresentazione delle richieste di istanze di accesso civico rivolte all'Istituto Superiore di Sanità nel periodo, in questo caso concentriamoci nel primo semestre del 2020, rispetto a quelle richieste ad ISPRA. Ora, come voi potete assolutamente immaginare, non credo affatto che in questo particolare momento le informazioni ambientali siano da considerarsi più interessanti per la collettività rispetto a quelle sulla pandemia, sul Covid. Questa rappresentazione sembrerebbe esattamente il contrario. Penso invece però che le modalità che le amministrazioni utilizzano per garantire l'accesso alle informazioni facciano invece assolutamente la differenza. Più noi infatti utilizziamo strumenti che ci avvicinano alle esigenze dei nostri stakeholder, più li rendiamo edotti dei loro diritti e delle loro modalità di esercizio, più semplifichiamo le modalità di accesso, maggiormente loro utilizzeranno lo strumento e l'accesso e parteciperanno, attivando un generale circolo virtuoso. Ed è questo proprio a cui il progetto SIURP mira, proprio a supportare i singoli uffici delle relazioni con il pubblico, ad offrire agli utenti cosa? Spiegazione di informazioni sul corretto utilizzo dello strumento, quindi proprio del portale che noi abbiamo realizzato, al fine di aumentare la consapevolezza e i confini del proprio diritto all'informazione. Una procedura di richiesta semplice, attraverso moduli guidati da compilare online, azzerando le distanze e le difficoltà burocratiche, e un confronto sulle regole, sulle norme, sui vincoli, volto a consentire l'applicazione di procedure uniformi per garantire standard qualitativi che siano comuni su tutto il territorio nazionale. E questo incontro vuole appunto porsi come un concreto strumento per prenderci cura di questo progetto, fornendo maggiore ed uniformi conoscenze e competenze agli operatori, quindi a tutti noi, per aiutarci, direi, aiutarli e aiutarci nel loro fondamentale ruolo, che è quello di essere un punto di congiunzione tra l'utenza, fra gli stakeholder e l'amministratore e l'amministrazione, di facilitatori del processo di rilascio delle informazioni richieste, e al contempo di presidio alla corretta applicazione delle norme e del bilanciamento degli interessi contrapposti esistenti, nonché ovviamente in ultima analisi per condividere le nostre conoscenze sull'argomento con tutti i colleghi che a vario titolo si sono dimostrati interessati a questo nostro evento e a questa nostra partecipazione. E ritengo che questo nostro ruolo sia ancora più importante oggi, in questo preciso momento storico, nel quale il nostro Paese si troverà a gestire una quantità ingente di fondi per realizzare quei progetti di sviluppo economico finalizzati alla transizione ecologica, e quindi con la necessità di garantire la trasparenza delle connesse informazioni di natura ambientale che sono detenute dalle nostre amministrazioni. Ecco perché particolarmente ringraziamo il Centro di Competenze del FOIA per la disponibilità a chiarire i nostri dubbi sulla corretta applicazione delle norme in materia e sulle corrette modalità che abbiamo per individuare e bilanciare gli esistenti interessi contrapposti, e quindi anche per rispondere alle varie domande che ci siamo posti, che voi avete posto e che noi abbiamo veicolato loro, come ad esempio, ma tanto per tracciare qualche prima indicazione, i limiti al rilascio dei dati e delle documentazioni derivanti dalla tutela del segreto commerciale e industriale, dall'identificazione e al trattamento delle richieste massive, alla richiesta alle informazioni ambientali che sono anche oggetto di un procedimento penale. E poi mi fermo qui perché gli argomenti sono tanti e lascio la parola ai colleghi del Centro di Competenze della Funzione Francesco, Pubblica grazie Assoluti. mille. Ecco che Valentina Grazie. puntualissima ha aperto la sua webcam. Allora, Valentina, dammi solo un istante, lancio le tue slide e ti lascio la parola. Ecco qui, grazie Grazie ancora Francesco, a Giancarlo. te Valentina.
Allora, buongiorno a tutti, sono Valentina Albano e mi occupo del coordinamento del progetto del centro di competenza FOIA. E prima di inquadrare rapidamente il progetto, vi porto i saluti del direttore Sauro Angeletti, direttore dell'Ufficio Innovazione Amministrativa, Sviluppo delle Competenze e Comunicazione, in cui è incardinato l'ufficio in cui è incardinato il progetto centro di competenza FOIA. Questo progetto conferma l'attenzione che già da molti anni la funzione pubblica, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha su temi della trasparenza e quindi anche sul tema del FOIA. Quindi con questo progetto che ultimamente è stato affiancato da un'altra importante iniziativa che è stata avviata proprio qualche mese fa, che vede come diciamo, soggetto esecutore Forma SPA e attiene diciamo, il progetto sul supporto alle politiche del governo aperto, quindi di open government. Infatti non a caso proprio questo intervento, questo incontro di oggi è anche dovuto insomma, per questo incontro dobbiamo ringraziare Forma SPA e quindi il progetto, in particolare appunto Gianfranco Andriola che ci sta supportando proprio perché diciamo attiene alla forma di interazione che avvengono tra progetti ovviamente finanziati tutti nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale. E, tra l'altro, proprio sulla politica del governo aperto, il Dipartimento della Funzione Pubblica assumerà dal prossimo anno un ruolo importante come co-chair della partnership internazionale sul governo aperto e stiamo proprio in questi giorni lavorando al completamento del quarto piano sull'OGP che tra l'altro vede protagonisti proprio sul tema della trasparenza, oltre al progetto Centro di Competenza FOIA, la stessa ISPRA, quindi anche con le attività legate alla rete SIURP di cui ha parlato prima il dottor Lazzarini. Andando rapidamente sul FOIA, mi piaceva appunto ricordare, magari molti di voi lo conoscono, altri no, mi piacerebbe ricordare le attività che svolgiamo e soprattutto i tipi di supporti che possiamo fornire alle amministrazioni. Infatti questo progetto nasce almeno come idea, poi nella realizzazione è venuto un pochino più avanti, ma come idea nasce subito a ridosso dell'introduzione dell'istituto del FOIA nel nostro ordinamento, quindi proprio con l'idea di supportare nella in coerenza con quella che è il ruolo istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, tutte le amministrazioni nella corretta attuazione dell'accesso civico generalizzato. Ovviamente un altro interlocutore importante del progetto sono i cittadini, quindi la necessità di avvicinare a questo istituto, sia per la corretta attuazione, sia proprio per l'esercizio del diritto, i cittadini appunto che si approcciano al FOIA. Il principale strumento di riferimento è il sito web foia.gov.it, come vi anticipava Gianfranco all'inizio, in questi giorni è oggetto di un profondo ripensamento, un profondo intervento in termini di layout e di struttura proprio per facilitare la quantità sempre crescente di materiale di conoscenza che stiamo raccogliendo e stiamo producendo all'interno del progetto. Da domani dovreste avere accesso, diciamo, alla nuova versione del sito e proprio in queste ore stiamo completando, diciamo, gli aspetti tecnici, quindi preciso che se magari anche dopo l'incontro provate ad entrare e riscontrate qualche problema, abbiate venia, ma di fatto è dovuto al fatto che in questo momento si sta proprio operando per fare lo switch dalla vecchio sito al nuovo. E, andando più nel dettaglio sulle attività, ovviamente il centro di competenza FOIA, quindi il gruppo di esperti sia in ambito giuridico ma anche in ambito tecnologico, ovviamente il professor Savino è il nostro principale riferimento per tutto quello che concerne gli aspetti giuridici, ha realizzato, continua a realizzare una serie di contributi appunto tecnico-scientifici di supporto alla definizione degli atti di indirizzo che il Dipartimento nel corso del tempo ha realizzato rispetto al tema del FOIA e abbiamo anche attivato quella che chiamiamo Community FOIA, quindi una rete non dico una comunità di pratica, ma una rete di interazione stretta principalmente con le amministrazioni centrali, quindi con i ministeri e con la presenza del Consiglio dei Ministri per appunto promuovere la corretta attuazione del FOIA e per creare cultura rispetto a questo tema. In realtà, oltre
grazie, diciamo, a questa rete ristretta stiamo cercando di ampliare le forme di interazione con le altre amministrazioni, anche adottando una lottica un po' di rete, quindi di individuare dei soggetti, come appunto in questo caso ISPRA, possa farci un po' da intermediario, se vogliamo, nei confronti di una rete più ampia di amministrazioni. Quindi, diciamo, questa collaborazione con ISPRA, che ormai va avanti da un po' di tempo, diciamo, assolutamente. Noi siamo molto soddisfatti, molto contenti, perché consente, diciamo, di aiutarci a raggiungere a un numero più ampio di amministrazioni e poter riflettere anche su temi molto più variegati. Rimanendo sulle attività, ovviamente il cuore del progetto è nell'osservatorio FOIA, che si articola a sua volta in una serie di sottoattività. Quindi la prima, il monitoraggio sull'attuazione del FOIA, che realizziamo periodicamente incentrato sui ministeri e la presenza del Consiglio. Proprio in questi giorni è in corso la realizzazione della rilevazione relativa al 2020, che tra l'altro porterà anche al suo interno anche uno spaccato rispetto a come è variata, diciamo, se e come è variata la gestione del FOIA nel periodo, diciamo, di emergenza sanitaria. Un'altra attività, diciamo, a confine tra il monitoraggio dell'attuazione del FOIA e l'osservatorio di giurisprudenza è la realizzazione di un report di analisi della giurisprudenza, appunto, che si è sviluppata in tema FOIA dal 2017 fino al 2021. E vi anticipo anche che, se magari non l'avete ancora visto sul sito di Eventi.pa, che proprio il 6 maggio, quindi settimana prossima, è prevista la presentazione del report, appunto, sulla giurisprudenza. Quindi ovviamente siete tutti invitati a partecipare scrivendovi dal sito Eventi.pa. Un altro elemento, appunto, stiamo dicendo l'osservatorio sulla giurisprudenza. Abbiamo raccolto ormai più di 200 tra sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia europea e pareri del Garante Privacy, tutti classificati, massimati, e adesso nella nuova versione del sito abbiamo anche potenziato la capacità di ricerca sulla base degli anni, sulla base dei temi, sulla base di una serie di criteri, diciamo, di tutta quella che è questa base di conoscenza. A questo si aggiunge FOIA in azione, che è una raccolta invece di esperienze, diciamo, di buon utilizzo del FOIA per rendere accessibile al grande pubblico una serie di informazioni che hanno una grande valenza pubblica. Quindi, come dire, di corretti, non corretti, però utilizzi del FOIA di valore, ecco, e con un valore, diciamo, esteso al pubblico. Abbiamo poi una rete di un sistema di attività di supporto che ci piace distinguere tra supporto di tipo proattivo e reattivo, quindi proattivo perché è promosso principalmente dal centro attraverso realizzazione di incontri bilaterali più o meno ristretti, come in questo caso, diciamo, limitatamente alla rete delle ARPA, oppure, diciamo, estesi ad un pubblico più ampio. Percorsi formativi realizzati in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ovviamente video lezioni e webinar, di cui abbiamo messo a disposizione tutte le registrazioni sempre sul sito foia.gov.it, e una raccolta di oltre 70 FAQ di domande e risposte, appunto, organizzate in aree tematiche. Per quanto riguarda invece il supporto di tipo reattivo, è disponibile un servizio di help desk per diciamo, rispondere a dei quesiti magari più complessi e che non trovano una compiuta risposta nel sistema di FAQ, oppure all'interno di tutto il resto della base di conoscenza disponibile sul sito FOIA. Servizio che è principalmente rivolto alle amministrazioni, ma che sempre più spesso viene utilizzato anche dai cittadini. Ovviamente con la precisazione che il nostro non è un ruolo di mediazione tra le amministrazioni, ma semplicemente di la nostra finalità è quella di fornire delle suggerimenti e quindi informazioni su, appunto, sulla corretta interpretazione della normativa sul FOIA. Io vi concludo questo intervento e andiamo direttamente passo la parola al professor Savino per entrare nel cuore, diciamo, dell'incontro di oggi, ricordandovi che è possibile, qualora non l'aveste già fatto, registrarvi alla newsletter del sito FOIA. Nei prossimi giorni sarà lanciato, appunto, il nuovo numero della newsletter, per rimanere ovviamente aggiornati su tutte quelle che sono le attività del centro in generale e sugli approfondimenti in tema di FOIA. Grazie.
Grazie Valentina, non so se posso già prendere la parola, credo di sì. Sì, stavo aspettando Gianfranco, ecco, No, no, sì. ho visto che Mario, come dire, ha giocato tantissimo, quindi va benissimo, ti passo direttamente la parola e Sì. prendo solo un istante per rilanciare quello che diceva Valentina. In chat trovate il link puntuale alla pagina di Eventi PA, in sostanza troverete più o meno gli stessi relatori che avete appena ascoltato, quindi potrebbe essere un modo per fare un approfondimento e, come dire, lasciavo trascorrere questi secondi per dare modo all'applicazione di elaborare le slide di Maria Savino è la loro ultima versione, quindi ci vorrà solo un istante. Direi che sono quasi arrivate, vedo un 100%. A questo punto, Mario, lascio a te la parola. Ma intanto Gianfranco, sì, ti ringrazio e ne approfitto per fare una piccola chiosa. Quello che diceva il dottor Lazzarini e quello che ci spiegava per esempio rispetto ai dati in continua crescita negli accessi alle informazioni ambientali mi colpiva molto e mi fa riflettere sul fatto che questa, come altre riforme, in realtà spesso vengono vissute come oneri o adempimenti aggiuntivi che si cumulano, no? On top of, in aggiunta a tante altre norme che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad attuare. Certamente questa è una parte della verità, però l'esempio dell'ISPRA, che noi diciamo, abbiamo seguito nel tempo e apprezzato molto negli anni, dimostra anche che le riforme a volte sono un'opportunità, oltre che un onere aggiuntivo, e sono un'opportunità virtuosa. Forniscono strumenti in più alle amministrazioni di legittimazione agli occhi dei cittadini. Ecco, quindi, soprattutto quando parliamo del versante trasparenza, non dobbiamo dimenticarci che le riforme fatte bene, e probabilmente quella del FOIA lo è, se non altro perché segue un esempio diffuso in tanti altri ordinamenti, nella quasi totalità delle democrazie mature, è una riforma che fornisce delle opportunità alle amministrazioni, opportunità che se valorizzate adeguatamente creano un circuito virtuoso. Ecco, i dati sulla continua ascesa degli accessi alle informazioni ambientali, secondo me, sono proprio la riprova di questo, cioè di come un'amministrazione virtuosa possa valorizzare una riforma per creare a sua volta circuiti virtuosi nel dialogo con i cittadini e nella valorizzazione delle attività che essa stessa svolge. Quindi, di nuovo un ringraziamento al dottor Lazzarini e alle persone che lavorano con lui per il modo in cui ha interpretato questa riforma e la sta portando avanti nel tempo con i progetti che conosciamo. Il mio compito in realtà oggi è limitato a cercare di riflettere insieme a voi su alcuni aspetti che si traggono dalla normativa e dalla giurisprudenza che sono spesso problematici nella prassi applicativa. In particolare toccherò quattro punti che trovate indicati in questa slide. Il primo riguarda la collaborazione con i richiedenti, il secondo le richieste massive ed eccessivamente onerose, sottotitolo come vanno trattate e a quali condizioni possono essere rigettate, il rapporto fra produttore e detentore dei documenti, dei dati amministrativi che vengono di volta in volta richiesti e quali dei due soggetti, categorie di soggetti sia tenuta all'ostensione. E il quarto tema riguarda l'applicazione dell'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali che pone diciamo, dei problemi non particolarmente gravi dal punto di vista applicativo, ma suggerisce, diciamo, delle buone prassi che per contro, come dire, divergono rispetto a prassi meno convincenti che la giurisprudenza ha iniziato comunque a stigmatizzare. Cominciamo con la collaborazione con i richiedenti, che è un dato, diciamo, ormai abbastanza diffuso nelle pubbliche amministrazioni italiane che sono investite da un certo numero di richieste FOIA. Si sa che con la pratica ci si abitua, anche a prassi relativamente nuove, ma devo dire che da questo punto di vista, già le norme, in materia ambientale che hanno anticipato per molti versi il FOIA suggerivano, come vedete da questo articolo 3,3 del decreto legislativo 195 del 2005, suggerivano l'opportunità per la pubblica amministrazione di richiedere chiarimenti laddove
al richiedente laddove la domanda di accesso a documenti fosse formulata in modo eccessivamente generico. E vedete, questa norma indica anche un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa per specificare i dati. Nella nuova disciplina relativa al FOI, quindi nel decreto legislativo 33 del 2013, non c'è uno specifico riferimento a questo, però in realtà si applicano i principi generali ovviamente in materia di procedimento amministrativo, che poi la circolare numero 2 del 2017 del Ministro della Funzione Pubblica ha cercato di declinare in una prospettiva, diciamo, più ampia, tesa a valorizzare che cosa? A valorizzare la novità del FOI, dell'accesso civico generalizzato, come fonte attributiva di un nuovo servizio, un nuovo onere, se volete, alle pubbliche amministrazioni, un servizio di carattere informativo a beneficio dei cittadini. Quindi, in sostanza, si parte dalla constatazione che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ormai a garantire l'accesso al proprio patrimonio di informazioni e che per realizzare questo obiettivo è auspicabile che le amministrazioni si adoperino con spirito collaborativo per soddisfare l'interesse conoscitivo del cittadino. Questo implica anche che cosa? Che laddove sia necessario l'amministrazione è opportuno che instauri un dialogo collaborativo con il richiedente. Allora cerchiamo di capire anche nella giurisprudenza come è stato declinato questo dialogo cooperativo, questa opportunità di dialogo cooperativo. Una prima pronuncia che vale la pena richiamare è quella del TAR Campania, una pronuncia di meno di un anno fa del TAR Campania, che fa riferimento a una serie di documenti, a una richiesta di accesso solo in parte soddisfatta, quindi a un accesso garantito solo parzialmente, senza indicazione fornita dalla pubblica amministrazione in riferimento ai documenti non esibiti o all'eventuale difficoltà di individuarli o reperirli in ragione della genericità dell'istanza. Ecco, e qui il giudice che cosa fa? Rileva che invece l'istanza era sufficientemente specifica, senza richiedere, diciamo, livelli di dettaglio che non sono compatibili con il dato ineliminabile, cioè che il richiedente in genere è un cittadino che non opera all'interno dell'amministrazione e quindi può non avere tutti i riferimenti, anche numeri di protocollo o riferimenti specifici al titolo dei documenti, e che quindi con spirito di cooperazione la pubblica amministrazione non solo dovrebbe adoperarsi per dare, diciamo, l'interpretazione il più possibile collaborativa della richiesta di accesso, ma quando abbia difficoltà nell'individuazione, nella perimetrazione dell'oggetto dell'accesso, dovrebbe appunto invitare il richiedente a integrare o precisare la richiesta, instaurando appunto il cosiddetto dialogo collaborativo. Questo è un primo approdo della giurisprudenza che mi sembra molto utile, cioè ogni qualvolta una pubblica amministrazione abbia dei dubbi sulla portata, sull'oggetto di una richiesta d'accesso, piuttosto che interpretarla in modo minimalista e quindi, diciamo, farsi ispirare da una tendenza alla, diciamo, a un approccio reticente, diciamo, rispetto all'accesso, ecco che sarebbe invece il caso di ingaggiare un dialogo con il richiedente per l'appunto per dissipare eventuali dubbi circa la portata della richiesta medesima. E questa giurisprudenza in realtà è abbastanza consolidata e, se vogliamo, ha due sviluppi, due biforcazioni. Una rappresentata da questo TAR Lazio, anch'esso del 2020, che espone la tesi della facoltatività. In questo passaggio che viene riportato nella slide, in realtà sono quasi tutte massime rielaborate, quindi passaggi rielaborati
di sentenze, il TAR Lazio ha affermato l'illegittimità del rigetto di un'istanza d'accesso civico volta a ottenere dati in forma disaggregata relativi a partecipazioni televisive di partiti, loro esponenti e membri di governo. In questo caso i dati richiesti non necessitavano di una attività di rielaborazione che, come sapete, non è un obbligo della pubblica amministrazione. L'accesso è a dati e documenti, non a informazioni in senso tecnico, e questo significa appunto che la pubblica amministrazione non è tenuta a svolgere un'attività di elaborazione dati su richiesta del cittadino. Ma d'altra parte a rafforzare diciamo questa valutazione del TAR Lazio, che era già di inammissibilità, il TAR insiste sul fatto che l'accesso civico generalizzato non può essere negato invocando un intralcio dell'azione amministrativa, perché l'amministrazione può sempre instaurare un dialogo collaborativo con il richiedente, anche per ridimensionare quella che può apparire una eccessiva portata della richiesta d'accesso, e cioè intendo quando la richiesta d'accesso sembra abbracciare un novero di documenti e dati davvero talmente ampi da intralciare in qualche misura il buon andamento. E questo è un tema che poi ci porta verso il secondo profilo che tra un attimo esamineremo, che è quello delle richieste manifestamente eccessive o onerose. Quindi dialogo cooperativo come strumento anche qui di utile a dissipare eventuali dubbi sulla portata di una richiesta e anche sulla necessità di rielaborare documenti. Anche rispetto a questa opportunità è bene sostanzialmente chiedere precisazioni al richiedente per essere sicuri che il suo interesse conoscitivo possa essere soddisfatto anche senza una apposita attività di elaborazione. E quindi siamo già a un secondo caso. Nel precedente caso il tema era quello di perimetrare, diciamo, l'ambito della richiesta, quindi il suo oggetto. In questo caso riguarda sì l'oggetto, ma nel senso della valutazione di della necessità di una attività di elaborazione o meno, cioè capire se e quando il richiedente presupponga che l'amministrazione debba elaborare dei dati, oppure invece possa fornire o possa il suo interesse conoscitivo essere soddisfatto dalla ostensione dei dati già disponibili nello stato in cui l'amministrazione stessa li detiene. Un secondo orientamento ancora più incisivo è quello del TAR Campania. Vedete, abbiamo preso tutta giurisprudenza recente per darvi appunto indicazioni sugli sviluppi ultimi della giurisprudenza. In questo caso il TAR Campania, che si segnala spesso per le sue posizioni, diciamo, avanzate in tema di applicazione del FOIA, ha affermato: quando l'istanza è formulata in modo poco chiaro, l'amministrazione dovrebbe considerare che il cittadino può non conoscere le conoscenze giuridiche necessarie e quindi deve attivarsi in ossequio a un dovere di assistenza. Viceversa, rispetto alla documentazione richiesta nella fattispecie, la pubblica amministrazione ha affermato l'insussistenza di un obbligo di pubblicazione e ha invitato il ricorrente a formulare una richiesta di accesso generalizzato. Nel fare questo il giudice ha ritenuto che la pubblica amministrazione si sia attenuta a una concezione, a un'impostazione formalistica che diciamo non è coerente con quella che Giannini avrebbe chiamato la riconduzione della pubblica amministrazione al settore terziario. La pubblica amministrazione eroga servizi fondamentalmente ai cittadini, e in ossequio a questo principio del servizio al cittadino, la pubblica amministrazione dovrebbe, in questo caso non solo potrebbe, ma dovrebbe ingaggiare un dialogo cooperativo con il cittadino e in ogni caso
adoperarsi per garantire che l'interesse del cittadino stesso sia soddisfatto nel modo più ampio possibile, al di là di interpretazioni rigidamente formalistiche che tendono invece a lasciare poi spesso insoddisfatta la pretesa pur legittima del cittadino. Verrei così al secondo tema, quello delle richieste massive eccessivamente onerose. Di nuovo qui abbiamo vari riferimenti sia nella normativa sia negli atti di soft law, per così dire. Partiamo dal decreto legislativo 195 del 2005 che parla appunto dell'ipotesi in cui una richiesta abbia entità e complessità tali da non consentire di essere soddisfatta entro i 30 giorni e in questo caso l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale non necessariamente entro i 30 giorni, ma può appunto dilazionare fino a 60 giorni. Quindi nella disciplina del 195 c'è un'ipotesi di, diciamo, onerosità relativa, la chiamerei così, cioè una situazione, una ipotesi nella quale la richiesta sia onerosa, ma non tale da farla ritenere sproporzionata o manifestamente eccessiva, bensì tale da incidere sui tempi di risposta e soltanto su quelli, consentendo alla pubblica amministrazione di prevedere una proroga da 30 a 60 giorni dei suoi tempi di risposta. Le linee guida ANAC, in riferimento alla nuova disciplina dell'accesso civico generalizzato, hanno puntualizzato a proposito del tema di cui ci stiamo occupando che anche quando una richiesta riguardi un numero cospicuo di documenti e informazioni, l'amministrazione è tenuta in qualche modo ad adoperarsi per favorire l'accesso, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, cioè tale da ledere il buon andamento, cioè da implicare un carico amministrativo per la sua soddisfazione che paralizzerebbe l'operato, l'attività dell'ufficio. E la stessa ANAC nelle sue linee guida che cosa fa? Invita l'amministrazione a motivare di conseguenza e quindi a precisare che le circostanze che possono incidere sul buon andamento e possono quindi giustificare un rigetto della richiesta devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento sfavorevole ed essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione in presenza di condizioni oggettive suscettibili di pregiudicare in modo serio e immediato il buon funzionamento dell'amministrazione. Già qui l'ANAC cioè invitava le pubbliche amministrazioni a un onere di motivazionale rafforzato degli eventuali rigetti fondati sulla clausola della eccessiva onerosità delle richieste. E come vedremo su questo punto poi sono tornate anche le circolari del Ministro della Funzione Pubblica che hanno precisato alcune cose che erano che abbiamo posto alla fine di questa sezione perché sono il frutto, il portato di sviluppi della giurisprudenza. Allora cerchiamo di ripercorrere brevemente questi sviluppi nella giurisprudenza proprio sul tema di cui stiamo parlando. Una delle più note sentenze e prime sentenze sul punto è quella del TAR Lombardia risalente al 2017 che era una sentenza nella quale si segnalava come il nuovo strumento dell'accesso civico generalizzato dovesse essere usato sostanzialmente in buona fede dai cittadini. Si utilizzava questo concetto molto elastico ovviamente che portava lo stesso giudice ad affermare che quando una richiesta d'accesso produce un intralcio al buon funzionamento della pubblica amministrazione, quindi risulta disfunzionale addirittura rispetto alla finalità conoscitiva e di contemperamento però al tempo stesso con le esigenze di efficienza amministrativa, ecco che questo si traduce in concreto in una richiesta, come vedete, sovrabbondante
tale da determinare un facere straordinario che può compromettere l'ordinaria attività dell'amministrazione e che sarebbe, come vi anticipavo, contrario a buona fede. Ecco, questa è una prima giurisprudenza, diciamo, oggi potremmo dire un po' impressionistica, no? Quindi fondata su concetti molto ampi, molto elastici, anche un po' assertiva, che secondo me non era del tutto congruente con quell'onere motivazionale aggravato che invece le linee guida ANAC richiedono alle pubbliche amministrazioni. E quindi rispetto a questo sicuramente un passo in avanti è stato compiuto. Innanzitutto la adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la numero 10 del 2020, che è la pronuncia più importante finora adottata sul tema dell'accesso civico generalizzato, tra le tante altre cose positive che ha fatto chiarezza anche sul concetto di massività o eccessiva onerosità delle richieste, precisando che sono considerate massive o singole istanze aventi ad oggetto un numero elevato di dati o documenti, cosiddette massive uniche, quindi un unico soggetto che chiede troppe, tante cose, molte cose, per ora limitiamoci al molte, oppure anche assimila a questa prima ipotesi quella di più richieste che pervengano da uno stesso centro di imputazione, da uno stesso richiedente, in un certo arco temporale limitato, 3-6 mesi. In questo caso quindi conia il concetto di massive plurime e lo fa per chiarire un concetto importante, e cioè stabilire che il carattere massivo dell'istanza non basta a giustificare il rigetto. Per essere rigettata una istanza deve essere non solo massiva ma anche eccessivamente onerosa, e quindi qui è importante questo chiarimento della adunanza plenaria, che scinde i due termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi. Non basta la massività, cioè l'elevato numero di documenti richiesti da un soggetto o da uno stesso soggetto con più istanze, non basta questo. Quello che la pubblica amministrazione dovrebbe garantire è comunque l'accesso anche a un elevato numero di documenti o dati, che è un principio implicito anche nella norma del decreto legislativo 195 del 2005 in materia ambientale, dove ricorderete, perché l'ho accennato un attimo fa, la regola in materia di massività non è il rigetto, ma è semmai la dilazione dei termini di risposta da parte dell'amministrazione. Qui però si fa espressamente salva l'ipotesi della eccessiva onerosità. Un ulteriore chiarimento è stato fornito dal TAR Trentino alla fine del 2020, che ha chiarito che l'accesso generalizzato, essendo finalizzato a garantire il diritto all'informazione e al buon andamento amministrativo, non dovrebbe intralciare il funzionamento della stessa amministrazione. Sicché, e qui vedete riaffiorare in realtà i canoni della buona fede e dell'abuso del diritto già utilizzati dal TAR Lombardia nel 2017, si invoca addirittura un principio solidaristico per cui il cittadino non dovrebbe intralciare il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Forse pleonastico questo principio solidaristico, perché, come dire, il principio di buon andamento basta a se stesso. Sto vedendo in chat che qualcuno segnala un problema di audio. Posso chiedere un conforto sul punto? Mi sentite bene? Assolutamente sì. Mario, la sentiamo benissimo. Bene, perfetto. Grazie Gianfranco. Quindi, ora sento però un disturbo, forse c'è un microfono aperto. Chiedo a Gianfranco la cortesia di verificare, forse c'è un altro microfono aperto, sentivo una tastiera in sottofondo. Bene, forse ora mi pare sia superato, ok. Grazie. Okay. Sì. Sì, okay. E quindi il TAR Trentino cerca di fare un'operazione, diciamo, a metà strada tra quel TAR Lombardia del 2017 e l'adunanza plenaria. Quello che ci interessa ai nostri fini è che resta fermo il vincolo, la stella polare del buon andamento, cioè quando
una richiesta massiva e tale da compromettere il buon andamento dell'amministrazione, quindi da paralizzare il funzionamento di un ufficio in un certo periodo, ecco che si può parlare di manifesta di eccessiva onerosità. Vediamo più nello specifico, allora, identificate le istanze massive e distinte, le stesse dalle eccessivamente onerose. A quali condizioni, secondo la giurisprudenza, è possibile negare l'accesso? Il TAR Puglia nel 2017 appunto parla di compromissione del buon andamento, di pregiudizio al buon andamento e della necessità di un'adeguata dimostrazione, ossia dell'onere motivazionale rafforzato che abbiamo visto essere già evocato nelle linee guida ANAC. Nella stessa pronuncia il TAR Lazio quindi invoca sia il dialogo con i richiedenti, che abbiamo visto essere uno strumento, diciamo, utile per tutte le stagioni, buono per tutte le stagioni, perché quando l'amministrazione ha di fronte a sé una richiesta che ritiene eccessivamente onerosa, prima di rigettarla deve, secondo il TAR Puglia, preventivamente tentare, per così dire, una conciliazione o di individuare un punto di compromesso con il richiedente, cioè invitarlo a ridimensionare la portata di quella richiesta in modo da favorire una soddisfazione almeno parziale del richiedente in termini compatibili con il buon andamento dell'ufficio. Quindi contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di limitare, comprimere un po' l'oggetto della richiesta entro i limiti compatibili con i principi del buon andamento e della proporzionalità, che sono le parole molto efficaci utilizzate da questo TAR Puglia, è la strada indicata da questo stesso TAR. Vedete quindi un approccio molto attento anche alla dimensione procedurale. Non solo si parte dalla distinzione tra massive ed eccessivamente onerose, ma vi si aggiunge che anche quando una richiesta risulti manifestamente o eccessivamente onerosa, ciò non basta ancora a legittimarne il rigetto se non si è prima tentato di capire dal richiedente se vi è la possibilità di soddisfare la sua richiesta con un numero più circoscritto, con l'ostensione di un numero più circoscritto di documenti. Il TAR Toscana nel 2019 a sua volta interviene. Noi non abbiamo l'ambizione di ripercorrere tutta la giurisprudenza, abbiamo selezionato le pronunce ovviamente che ci sembrano più significative. Per le altre rinviamo al rapporto sulla giurisprudenza che veniva richiamato prima dalla dottoressa Albano, che è uno dei prodotti freschi, diciamo, del centro di competenza FOIA. Il TAR Toscana nel 2019 ritorna sul punto e appunto insiste sul fatto che il carattere massivo o esplorativo della richiesta, seppur suscettibile di compromettere il buon andamento, non costituisce una valida ragione per procedere sic et simpliciter al rigetto dell'istanza, ma deve essere preceduto da un dialogo procedimentale. Molto chiaro, concetto convergente con quel TAR Puglia che ho appena menzionato. Il TAR Campania ribadisce questo concetto dicendo appunto che il carico di lavoro derivante da una istanza può ovviamente essere considerato preclusivo, ma anche qui si ribadisce la necessità di espletare preventivamente un tentativo di collaborazione, di dialogo collaborativo con il cittadino, al fine di perimetrare e comprimere l'oggetto della richiesta, riconducendolo entro i limiti del buon andamento e della proporzionalità. Vedete, ricorrono di nuovo i concetti di quel TAR Puglia. Se ciò non dovesse essere possibile, la pubblica amministrazione deve motivare il rigetto esplicitando le condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio e immediato il buon andamento dell'attività amministrativa. Allora vediamo quali sono gli elementi che possono essere utili che possono essere utili a fornire una motivazione circostanziata.
Nella circolare 2 del 2017 del Ministro della Pubblica Amministrazione, la circolare FOIA numero 1, così è anche nota, perché è seguita poi nel 2019 da un'altra circolare dello stesso ministro, la numero 1 del 2019, che però dal punto di vista cronologico è la seconda, in questa circolare si specifica che è opportuno contattare il richiedente per assisterlo, che solo qualora tale dialogo non dovesse avere esito positivo, si può procedere al diniego motivando il rapporto a una serie di criteri che possono andare dalla natura dell'attività richiesta. Il documento è di molte pagine, sì, ma ci sono dati sensibili che per esempio richiedono che ciascuna pagina deve essere lavorata, oppure si tratta di pagine già pensate originariamente per la pubblicazione che quindi non richiedono un lavoro di rilettura e di oscuramento di informazioni sensibili pagina per pagina. Capite che l'impatto dal punto di vista del lavoro richiesto è decisamente diverso nelle due ipotesi, e quindi una buona motivazione dovrebbe partire da questo dato. Mi hanno chiesto molti documenti per un totale di X pagine, non solo il numero di pagine è elevato, ma siamo tenuti a esaminare il testo perché abbondano in questo testo informazioni che riteniamo riservate perché coperte dall'eccezione in materia di, per esempio, protezione dei dati personali. Primo elemento sul quale la motivazione può fare perno. Un secondo elemento è una valutazione del carico di lavoro e quindi delle risorse interne che dovrebbero essere destinate alla soddisfazione di quella richiesta, quindi numero di ore per esempio di lavoro necessarie per soddisfare una richiesta, non so, 10 pagine di un documento che deve essere oscurato, letto e oscurato pagina per pagina, sia pure solo in parte, e potrebbe implicare un'ora o due ore di lavoro e così via, e quindi moltiplicare. Vi sto dando, diciamo, una interpretazione delle indicazioni della circolare che fa riferimento a prassi europee e quindi si collega alla giurisprudenza europea su questi temi, e poi argomentare sull'effettivo impatto che un lavoro di questo genere avrebbe sul buon funzionamento dell'ufficio, e quindi, diciamo, precisare la natura del pregiudizio che ne deriverebbe. Tra le indicazioni operative che si possono fornire vi è quella che emerge dalla prassi di alcune amministrazioni che individuano delle soglie di sostenibilità. Questa è una prassi che è ispirata a esperienze straniere e che fa riferimento per esempio alla possibilità prevista nel Regno Unito, ad esempio, no? Di indicare una soglia di sostenibilità che oscilla tra 15-20 ore o 16-24 ore, come indicato qui nella slide, che sono, diciamo, dei riferimenti standard, grosso modo, utilizzati in altre esperienze per indicare appunto quello che è sostenibile da parte della pubblica amministrazione e quella soglia al di là della quale invece la richiesta può ritenersi manifestamente onerosa. Quindi la quantificazione del numero di ore di lavoro derivanti da una richiesta è utile per appoggiarsi a questi standard più o meno, diciamo, diffusi a livello internazionale e quindi fornire una motivazione a prova di sindacato giurisdizionale, una motivazione cioè che faccia riferimento a queste soglie e potrebbe indurre anche le amministrazioni a stabilire preventivamente appunto qual è la soglia e applicarla alle richieste massive sia individuali sia plurime secondo la nomenclatura della plenaria e quindi stabilire che se Tizio nell'arco di 3 o 6 mesi invia una serie cospicua di richieste o anche solo una richiesta contenente tante categorie di documenti, la richiesta di accesso a tante categorie di documenti, ecco, in queste due diverse ipotesi la soglia predeterminata consente alla pubblica amministrazione più facilmente di accedere al rigetto e quindi precostituisce i parametri di una decisione di eventuale rigetto, fermo restando anche in questo caso l'obbligo di attivare il dialogo con il richiedente per ricondurre
la richiesta entro la soglia di sostenibilità individuata in autonomia da ciascuna amministrazione, anche ovviamente tenendo conto della disponibilità di organico di ciascuna amministrazione. Terzo tema, sugli ultimi due sarò un po' più rapido, anche perché il tempo ce lo impone, il rapporto tra produttore e detentore. Il tema è se una pubblica amministrazione possa rigettare una richiesta di accesso che riguardi dati in suo possesso e però prodotti da un'altra amministrazione, quindi di cui un'altra amministrazione sia, tra virgolette, titolare. Sul punto, la normativa in materia di informazione ambientale fa riferimento all'informazione detenuta, non all'informazione prodotta. E questo vale quindi sia per le norme del decreto legislativo 195, sia per le norme del decreto legislativo 33. Chiunque ha diritto di accedere ai documenti detenuti, vedete, si utilizza sempre il concetto della detenzione e la prima circolare FOIA del Ministro della Pubblica Amministrazione specifica che quando la domanda sia stata erroneamente indirizzata a un'amministrazione diversa da quella che detiene i documenti, l'ufficio ricevente deve inoltrare tempestivamente la medesima richiesta all'amministrazione competente. Quindi questo fa capire che il concetto cardine al quale si appoggia il legislatore e le amministrazioni, come il Dipartimento della Pubblica Amministrazione, che guidano l'interpretazione di quelle norme, fa riferimento al concetto di possesso, di detenzione dei documenti. E la giurisprudenza è sostanzialmente concorde, anche se non mancano delle oscillazioni. Ad esempio, in questo TAR Lazio, nel 2019, si ritiene che un'istanza di accesso civico generalizzato presentata al garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto la documentazione relativa a un contenzioso civile, non sia accoglibile perché quei documenti sostanzialmente pertengono all'amministrazione che li ha prodotti e quindi non dovrebbero essere richiesti ad amministrazioni diverse da quella interrogata. In sostanza, quando un'amministrazione non detenga un atto, razione uffici non dovrebbe acconsentire all'ostensione. Questa è una tesi largamente minoritaria che si discosta dal parametro del possesso, quindi del fatto materiale del possesso, a prescindere da chi abbia prodotto il documento. E il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza su questo, stabilendo in modo molto efficace nel passaggio, che trovate riportato in questa slide, che quanto al soggetto detentore dei dati richiesti, il criterio di proprietà, non si attaglia a un bene quale l'informazione o il dato di conoscenza, che è ontologicamente non suscettibile di apprensione. Di godimento esclusivo, direi, come quello che si ricollega al concetto di proprietà, venendo invece in considerazione il concetto di disponibilità dei dati, ovvero la sussistenza di un diritto alla loro libera e immediata fruibilità. Di conseguenza, accantonando il criterio della proprietà, il Consiglio di Stato, giunge alla conclusione che quello che conta, ai fini della individuazione della amministrazione obbligata a garantire l'ostensione di un documento è il concetto di disponibilità. Se un'amministrazione ha la piena disponibilità di un documento e ha la piena disponibilità tutte le volte che non sia stabilito espressamente il contrario, ci tengo a precisarlo, allora vi sono pochi dubbi circa il fatto che siano anche quelle amministrazioni meramente detentrici vincolate dalle norme sull'accesso civico generalizzato a garantire l'ostensione. Un TAR Campania del 2020 sostanzialmente ribadisce il concetto e afferma che,
che il ricorrente ha titolo ad avere copia dei documenti richiesti non solo dall'ente che li ha formati, ma anche da parte di qualsiasi altro ente che li detenga e quindi che ne abbia la disponibilità materiale. E quindi il fatto che un ente possa ritenere di non avere la piena disponibilità di un documento solo perché quel documento è prodotto da altre amministrazioni, è stato originariamente prodotto da altre amministrazioni, non è argomento sufficiente a giustificare il diniego. Quarto e ultimo tema, l'eccezione relativa agli interessi economici e commerciali. Qui le norme rilevanti le ritroviamo sia nella normativa in materia ambientale, sia nella normativa sull'accesso civico generalizzato. Nella prima si stabilisce che l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. L'articolo 5 bis comma 2 del decreto trasparenza individua tra le eccezioni o i limiti, meglio, le eccezioni relative, le cosiddette eccezioni relative all'accesso civico generalizzato, anche la clausola interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Qui vedete c'è un'oscillazione dal punto di vista degli aggettivi, che è abbastanza importante, perché mentre nella legislazione ambientale si parla di informazioni commerciali o industriali, qui nella disciplina dell'accesso civico generalizzato si parla di interessi commerciali di nuovo, ma economici invece che industriali. Così, diciamo, lasciando intravedere la possibilità di un'interpretazione un po' più ampia e più estensiva. Vediamo allora che cosa sul punto emerge dalla giurisprudenza che è maturata fin qui sul punto. Allora, un TAR Piemonte del 2017 ha innanzitutto chiarito che non basta l'astratto riferimento alla eccezione senza riferimento a ulteriori criteri, per esempio la proporzionalità del limite che si desume da questa eccezione, non basta l'astratto riferimento all'eccezione per giustificare un diniego. Bisogna motivare anche in termini di proporzionalità della limitazione, e quindi oscurare soltanto quelle informazioni ricollegate al concetto di segreti economico-commerciali, solo quelle informazioni che sono strettamente correlate a quei segreti o comunque a quegli interessi rilevanti. E in questo caso invece il TAR Piemonte rilevava come non fosse dato comprendere quali nello specifico fossero i segreti industriali o commerciali rilevanti. Come vedete, qui la scelta terminologica del TAR Piemonte è restrittiva. Non si parla genericamente di interessi, ma di segreti, e quelli commerciali vengono associati ai segreti industriali, che rappresentano appunto l'accezione più restrittiva rispetto a interessi economici. Grosso modo lo stesso concetto è ribadito dal TAR Abruzzo: non vi è lesione della tutela degli interessi economici e commerciali nel caso di richiesta di dati, relazioni tecniche, planimetrie, eccetera, eccetera, che siano mere rappresentazioni grafiche utili a trasporre sul piano reale e a delineare l'oggetto, la localizzazione, eccetera, eccetera, dell'attività edilizia. Quindi sostanza, qui non c'è un know-how specifico e dalla mera rappresentazione grafica non si desume l'esistenza di un interesse alla riservatezza di quelle informazioni. Quindi vedete, giurisprudenza abbastanza restrittiva, necessaria anche perché la formula legislativa, come avete visto, in particolare in riferimento al FOIA, è molto ampia. Qui il TAR Abruzzo fa anche un passo avanti e stabilisce, individua che cosa? Individua qual è l'oggetto della tutela collegata a questa eccezione,
identificandola nei processi organizzativi e metodologici che riguardano il know-how aziendale. Valutazione che diciamo, può anche essere complessiva, cioè non fare riferimento a singola informazione, ma anche alla loro combinazione, purché questo complesso di informazioni abbia un immediato risvolto pratico e soprattutto un minimum di rilevanza economica, cioè si tratti di elementi conoscitivi tali da essere trasferiti, valutati, apprezzati secondo criteri economico-patrimoniali. Quindi in sostanza deve trattarsi di un know-how con implicazioni economiche, con rilevanza economica, con una sua appunto pregnanza dal punto di vista economico-patrimoniale. Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare del Tribunale di primo grado, si è fornita un'ulteriore precisazione che può essere utile per capire che cosa si intenda per segreti commerciali industriali e quando possano dirsi lesi. E in questa sentenza in particolare si afferma, e mi avvio alla conclusione, che la divulgazione della mera raccolta di dati descrittivi già accessibili al pubblico non può bastare ad arrecare un pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali, ma occorre un plusvalore delle informazioni richieste per poterne giustificare appunto la non ostensione, plus valore che deve essere rappresentato o da conclusioni scientifiche nuove, suscettibili per esempio di applicazione industriale, penso ai brevetti, o di una strategia innovativa idonea a procurare all'impresa un vantaggio commerciale. Di nuovo qui vedete il criterio della rilevanza economica delle informazioni. E infine, mi pare che sia questo l'ultima diapositiva, il Consiglio di Stato a gennaio 2021, quindi veramente una giurisprudenza recente, a proposito di un documento relativo agli introiti ricevuti da Trenitalia per un servizio di trasporto ferroviario regionale e locale, ha osservato due cose interessanti. La prima è che una clausola di riservatezza inserita nel contratto tra Trenitalia e la parte pubblica vale tra le parti del rapporto, ma non è sufficiente a limitare il diritto dei consociati ad accedere a quei documenti, perché si tratta di un principio generale dell'ordinamento e quindi l'accordo tra le parti vale tra le parti, ma non erga omnes, e quindi non è tale da limitare il diritto dei terzi di accedere a quei documenti, trattandosi di un principio generale dell'ordinamento e, aggiungerei insieme all'adunanza plenaria, di un diritto fondamentale alla conoscenza. I segreti industriali o commerciali, l'altra specificazione molto interessante, secondo il Consiglio di Stato sono da applicare essenzialmente in un contesto concorrenziale. Quindi, se riguardano un'attività sostanzialmente monopolistica come quella che Trenitalia svolge sul piano del trasporto ferroviario locale, a quel punto, non essendo prevedibile un pregiudizio in termini di appropriazione di quel know-how, di quelle informazioni da parte di altri soggetti, a quel punto l'eccezione non si giustifica più. E quindi, come vedete, è una interessantissima interpretazione dinamica di questa eccezione che tende a favorirne una lettura restrittiva. Io mi fermo qui, anche perché è scoccato il gong, e a questo punto lascio la parola a Gianfranco, che immagino aprirà la discussione. E in realtà si è aperta, soprattutto negli ultimi minuti, in chat, nel senso sono arrivate molte domande, soprattutto sugli ultimi passaggi del tuo intervento. Io direi di proseguire, abbiamo un quarto d'ora abbondante, alcune sono molto puntuali, Mario, quindi magari valuta tu, io provo a leggerle in sequenza, parto dalla domanda di Rosa Mottola che era arrivata all'inizio del tuo intervento, riguarda il dialogo collaborativo e in particolare se può avvenire anche attraverso colloqui telefonici, oppure immagino che, come dire, la domanda presupponga che esistano dei canali particolari in cui debba avvenire. La risposta è sì, può avvenire, sì, ma. Ecco, la risposta è sì, ma. Sì, perché il FOIA non è incompatibile con prassi formali, è lo stesso principio che vale per esempio quando nei comuni il cittadino si presenta
all'ufficio relazioni con il pubblico e chiede un'informazione e gli uffici potrebbero avere il dubbio se chiedere una formalizzazione dell'istanza prima del rilascio di quelle informazioni oppure se dare, diciamo, l'informazione sull'unghia, per così dire. Secondo me il FOIA non richiede affatto questa formalizzazione proprio nell'ottica del servizio al cittadino, cioè è di un approccio non formalistico. Il ma però sta in questo, cioè laddove la pubblica amministrazione ritenga di non essere riuscita a convincere, diciamo, il cittadino ad adottare una logica collaborativa e quindi a comprimere per esempio il novero dei documenti richiesti, ecco che lì secondo me un passaggio formale e quindi anche una semplice email, PEC ancora meglio, ma siccome non tutti i cittadini hanno una PEC, una traccia scritta può essere molto utile in sede di prova giudiziale, perché abbiamo visto che la giurisprudenza richiede la prova di un dialogo collaborativo come, diciamo, adempimento necessario prima di arrivare a dichiarare, a respingere una richiesta. Quindi se la logica è davvero cooperativa si può fare un tentativo informale, dopodiché se la logica cooperativa non scatta, per così dire, allora un messaggio, un passaggio formale o comunque scritto che possa essere poi documentato davanti al giudice può essere utile. Scosso un successo anche da parte dei colleghi di ARPA e di ISPRA, probabilmente è un punto su cui nella pratica professionale si incrociano spesso. La domanda era di Gianna Tonelli: le amministrazioni pubbliche o gli altri enti coinvolti nei procedimenti possono essere ritenuti controinteressati a motivo di eventuali interessi pubblici che potrebbero risultare lesi dalla concessione dell'accesso? Nella nostra prassi amministrativa operativa, diceva Gianna, talvolta si è posto il dubbio, effettivamente mi sembra forse ambiguo. Sì, sì, è un problema che si pone spesso nella pratica. Allora, il concetto di controinteressati in senso proprio fa riferimento a categorie di soggetti privati, quindi la terrei distinta dalla categoria dei controinteressati pubblici. Ciò non di meno è chiaro che laddove la richiesta incroci interessi sensibili di altre amministrazioni e quegli interessi siano coincidenti con le eccezioni, i limiti che sono individuati dalle rispettive normative accesso ambientale, accesso FOIA, come appunto limiti all'accesso, ecco che in quel caso una consultazione di quelle amministrazioni è importante. Ovviamente spetterà comunque all'amministrazione procedente operare un bilanciamento tra l'interesse conoscitivo, l'interesse del pubblico, in questo caso stiamo parlando di FOIA o comunque di accesso ambientale, che in genere non si riconduce anch'esso a interessi specifici del singolo come nell'accesso procedimentale della legge 241. In questo caso quindi si consulta l'altra amministrazione, non si applica in senso stretto la procedura dei controinteressati, fermo restando che l'amministrazione procedente nel consultare le amministrazioni cointeressate o controinteressate deve poter imporre un termine che potrebbe coincidere con quello di 10 giorni previsto per i controinteressati, così da non paralizzare l'iter decisionale nel caso di mancata risposta da parte dell'altra amministrazione. Possiamo più o meno probabilmente continuare sullo stesso filone, nel senso c'era Bachechi dell'ARPA Toscana che, guardando al 33, l'articolo al decreto legislativo 33, chiedeva l'articolo 5 del 33 prevede la comunicazione dei controinteressati dell'avvenuta ricezione dell'istanza di accesso mediante invio di copia della stessa. In questa copia le generalità del richiedente, in quanto dati personali, possono comunicare al controinteressato o è consigliabile oscurarle? Anche qui siamo, diciamo, nel limite forse tra GDPR e 33. No, però questo è un altro tema molto delicato, grazie anche di questa domanda, perché ci è stato segnalato come Centro FOIA più volte anche da giornalisti che svolgono attività di inchiesta, per esempio, non so, sullo smaltimento di rifiuti, ecco, l'amministrazione potesse considerare l'opportunità di oscurare il nome del richiedente
perché nel caso di comunicazione al controinteressato, beh, ovviamente potrebbero porsi problemi di pregiudizio alla riservatezza dei dati personali e di conseguenze anche molto spiacevoli nei confronti del soggetto che indaghi nei confronti di quella società. Quindi, quindi la mia risposta è senz'altro nel senso che la legge è, nel parlare di copia è troppo radicale e che l'amministrazione invece dovrebbe seriamente valutare l'opportunità ogni qualvolta vi siano il rischio di un pregiudizio anche solo ipotetico nei confronti del richiedente, dovrebbe seriamente valutare l'opportunità di oscurare. La legge non si sofferma su questo, l'incrocio con le norme in materia di privacy però suggeriscono di oscurare i riferimenti del richiedente ogni qualvolta vi sia un dubbio o anche appunto nel caso di mero dubbio ipotetico e direi anche di regola, nel senso che poi il controinteressato non ha nessun interesse a sapere, interesse dal punto di vista giuridico, non dovrebbe avere alcun interesse dal punto di vista giuridico a sapere chi è il richiedente per il semplice fatto che il danno che deve valutare deriva dalla eventuale pubblicazione barra ostensione di quell'informazione che nel momento in cui esce dalla sfera della pubblica amministrazione diventa pubblica, cioè quando si rilascia un documento con il FOIA la conseguenza è che quel documento viene considerato pubblico e chiunque, compreso il soggetto che lo ha richiesto, potrebbe due minuti dopo pubblicarlo sui social senza alcun problema perché diciamo il principio è quello della condivisibilità delle informazioni pubbliche, quindi senz'altro quello è un elemento di valutazione da prendere seriamente in considerazione e io propenderei per un approccio prudenziale ogni qualvolta insomma sorga il dubbio sulla opportunità di oscurare quei dati personali. Nel senso, facciamo scolare una domanda sull'indicazione di Francesco Lazzanini che pare molto condivisa dal lato ISPRA ARPA rispetto alle questioni che probabilmente i colleghi si pongono sul tavolo ogni giorno. Leggo la domanda. Se si è collaborato con contributi tecnici della redazione di un atto pubblico, parere endoprocedimentale. Quale un atto siamo, chiedo scusa, a quale domanda siamo a questo punto? Alla 11, siamo alla numero alla 11. 11, così la tengo davanti e mi agevola. Perfetto, okay. Sì, guarda, sì, infatti. Io la leggo, diciamo, per tutti, ecco. Qual è l'atto utilizzativo che ha adottato l'ente competente? Si può rilasciare copia del contributo tecnico che potrebbe non essere completamente recepito nell'atto? Se sì, a chi? Al cittadino, un soggetto avente conflitto di interesse, un soggetto per cui è adottato l'atto? Allora, scusate perché sono partito un po' in ritardo rispetto alla lettura, se si è collaborato con contributi tecnici alla redazione di un atto pubblico, parere endoprocedimentale, quale un atto autorizzativo che sia adottato dall'ente, si può rilasciare copia del contributo tecnico che potrebbe non essere completamente recepito nell'atto? Ah, se sì, a chi? Il cittadino, ok. Quindi il problema è dell'atto endoprocedimentale e della possibilità di condividere o meno documentazione relativa appunto a un procedimento ancora in itinere. Allora, è difficile dare una risposta in astratto, bisognerebbe valutare di nuovo in concreto. L'indicazione principale che si può dare è questa, di fare riferimento alle eccezioni previste dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 33, e cioè laddove il documento endoprocedimentale contenga informazioni sensibili, cioè interferenti con una di quelle eccezioni, chiaramente sarebbe opportuno rigettare. Più complesso il caso in cui, ed è forse quello il senso della domanda, non si intersechi nessuna di quelle eccezioni e tuttavia la condivisione di quel documento potrebbe in qualche modo compromettere il sereno svolgimento dell'attività amministrativa, del procedimento e quindi della sua conclusione, rischiando di interferire con l'autonomia decisionale della pubblica amministrazione. Per intenderci, se un'informazione di una qualche sensibilità o richiamo per l'opinione pubblica finisse sui giornali il giorno dopo e prima ancora invece che l'amministrazione abbia assunto una decisione finale su quel tema, ecco che
subentra la necessità di valutare seriamente la possibilità di un differimento dell'accesso, e direi che in questo caso ci si può appoggiare, anche se non c'è una norma specifica, o almeno sembra non esserci, la si può ricavare da quel rinvio del comma 3 dell'articolo 5 bis all'articolo 24, comma 1 della legge 241 del 90, che, se non erro, alla lettera D, fa riferimento diciamo, all'adozione, al procedimento di adozione di atti di portata generale o di atti normativi. In sostanza, quella lettera D può essere riletta come un'eccezione relativa ai cosiddetti atti interni, alla documentazione endoprocedimentale, e quindi giustificare non un diniego to cur, ma un differimento dell'accesso fino al momento in cui l'iter decisionale si sia concluso. In sostanza, il parametro deve essere una valutazione dell'impatto di quella ostensione sul sereno svolgimento del procedimento e quindi sul buon andamento del processo decisionale. Io torno alla sequenza. Mi sembra che in qualche maniera la domanda che sto per porti è un tema che in qualche modo è già stato affrontato. Parlo della domanda 5 di Serena Clara Recagno per stendere i verbali di ispezione in impianti produttivi dove compaiono i nomi in chiaro di operatori e necessaria la comunicazione contro interessati, si devono oscurare i nominativi. Più o meno ritorna il tema di prima su quali informazioni personali possono essere diciamo, incluse in una richiesta FOIA. Diciamo che tutte e due le opzioni sono valide, cioè l'amministrazione potrebbe sia oscurare direttamente i nominativi, in quel caso quindi anche evitare la comunicazione contro interessati dal momento che i loro dati non sono rilevanti. Questo vale la pena di farlo soprattutto quando i controinteressati sono molto numerosi e quindi potrebbe essere particolarmente laboriosa l'attività di notifica a tutti i controinteressati con i relativi contraddittori. Viceversa, se dovesse trattarsi di poche informazioni personali, quindi di pochi controinteressati, forse varrebbe la pena in questi casi seguire la lettera della norma e quindi comunicare ai controinteressati, nel caso di loro placet valutare la possibilità dell'ostensione, o viceversa in caso negativo valutare il caso opposto, fermo restando che qualunque cosa il controinteressato, qualunque sia l'osservazione del controinteressato, l'ultima parola spetta all'amministrazione, cioè l'osservazione del controinteressato non deve essere ritenuta vincolante dalla pubblica amministrazione, ma semplicemente la manifestazione di un interesse la cui rilevanza ai fini del bilanciamento tra ragioni della ostensione e ragioni della riservatezza deve essere comunque frutto di un bilanciamento che l'amministrazione e solo l'amministrazione procedente può e deve compiere. Ricordo che mancano 3 minuti alla conclusione del webinar, quindi per me possiamo continuare finché chiaramente il professor Servino modo e tempo e finché ci siete voi in aula. Io passo alla domanda successiva, che siamo alla numero 6. In caso di accesso defensionale, quali possono essere i criteri di retrocessione dei limiti di riservatezza, personale, industriale, eccetera? Il concetto di stretta funzionalità elaborato in giurisprudenza, quanto deve essere approfondito nella motivazione della decisione? Per esempio, può essere sufficiente che il richiedente intenda verificare le decisioni autorizzative di un determinato impianto per valutare le iniziative difensive per tutelare la propria salute? C'è una sentenza citata del TAR del Lazio del 2021 che probabilmente in qualche modo incide sulla domanda. Questa è una valutazione che va fatta caso per caso, non si può stabilire in astratto. È chiaro che nel caso dell'accesso che qui viene definito defensionale, ma che più semplicemente io considererei procedimentale o documentale, quello per intenderci della 241, è sempre necessario fare un bilanciamento, no, tra le esigenze conoscitive che si correlano all'esercizio del diritto di difesa del richiedente e
gli interessi contrapposti. Però ecco, poi lei mi chiede una valutazione dello specifico e qui mi mancano le competenze tecniche per valutare in particolare l'ultima parte della domanda. Quindi è un bilanciamento che è delicato, mi sentirei di dire che chiaramente la motivazione deve essere ispirata a criteri di, diciamo, di logica e quindi essere, diciamo, sufficientemente analitica da giustificare la congruenza della decisione rispetto agli elementi emersi nell'istruttoria. Lo dico per tutti, la registrazione integrale del webinar e le slide usate dai relatori di oggi saranno disponibili sul sito che Valentina vi ha appena linkato in chat, quindi diciamo tutti i materiali prodotti in piena logica di apertura, governo aperto e open access saranno disponibili di qui a qualche tempo, diciamo tra stasera e domani dovremmo riuscire a pubblicare tutto. Passo alla domanda numero 7 di Enrico Amayar, spero di leggerlo bene. E, in particolare, la pubblica amministrazione produttrice va considerata controinteressato dalla PA detentrice? Ma no, in realtà questa è una domanda già coperta da quello che si dice, dalla mia risposta alla domanda su se le altre pubbliche amministrazioni debbano essere considerate controinteressate. In senso proprio no, certamente l'amministrazione produttrice del documento può essere consultata, ma essenzialmente se non in quanto proprietaria del documento o diciamo produttrice del documento, ma semplicemente se nella misura in cui nel documento emergano profili di interesse pubblico curati specificamente da quell'altra amministrazione e suscettibili di giustificare un limite all'accesso. Cioè, in sostanza, l'altra amministrazione che ha prodotto il documento va consultata solo se venga in rilievo un interesse pubblico che essa sola cura e che possa essere rilevata, la cui valutazione possa essere rilevante al fine di stabilire quanto ampio debba essere l'accesso a quel documento. Su questo, come un po' come è appena avvenuto, Mario, aiutami tu a capire se ci sono, come dire, delle domande che in qualche maniera ritornano su quello che abbiamo già detto. Okay. L'articolo 5 2009 prevede che la richiesta di accesso a informazioni delle emissioni non possa essere rifiutata neppure in presenza di riservatezza industriale o commerciale. Tale previsione può essere applicata anche a richieste di documenti sulle fonti delle emissioni, in particolare per ottenere i dati progettuali. Inoltre può essere corretto riferire tale norma ad ogni tipologia inquinante oltre alle emissioni rilasciate in atmosfera? Mi sembra un tema attuale. Sì, è molto attuale, però al tempo stesso anche un po' tecnico. Quindi io qui ribadisco quello che è emerso nella esposizione, nella presentazione che ho fatto prima, e cioè l'interesse industriale o commerciale va tutelato tutte le volte in cui si ricolleghi a un know-how suscettibile di applicazione e quindi che abbia una rilevanza economica. Io mi limiterei a ribadire questo criterio, che poi ovviamente va declinato nella infinita gamma di casi che l'amministrazione si trova davanti. Ecco, però non è semplice dare una risposta buona per tutte le stagioni, anzi non è possibile, oltre che non semplice, è proprio impossibile, perché spesso i dettagli fanno la differenza e quindi rispondere in astratto non avrebbe senso, ecco, da parte mia. Torno delle domande, continui a essere abbastanza tecnico. Passo alla domanda di Barbara Boccaccino, la numero 10. In caso di richiesta di dati ottenuti da campionamenti all'interno di un procedimento di bonifica ancora in corso, in cui sono interessati molti privati oltre l'azienda che sta svolgendo la bonifica e più amministrazioni, bisogna considerarle tutte come controinteressati? Se la richiesta di accesso riguarda una segnalazione cui è scaturita un'indagine, il nome del segnalante deve essere oscurato? Di nuovo, voi mi fornite, diciamo, mi proponete domande su casi un po' tecnici e questo tipo di domande, mi scuso, ma sono un po' ostiche, perché sono le classiche domande rispetto alle quali avrei bisogno di un'interazione, cioè sono le domande che richiederebbero un seminario, diciamo, in presenza o un'interazione
con voi che mi consenta di capire alcuni dettagli. Io senza quei dettagli non sono in grado di dare una risposta e quindi posso solo rinviare al criterio generale che abbiamo detto. I controinteressati sono tutti coloro che i cui dati personali siano racchiusi in un documento e siano in qualche modo dati dai quali la cui divulgazione possa arrecare in qualche modo un pregiudizio al titolare del dato personale. Quindi, in sostanza, andare oltre i titolari di dati personali richiamati nel testo credo che non abbia senso, e però anche attenersi alla lettera, cioè al fatto che Tizio venga invocato direttamente o indirettamente attraverso un dato personale, può essere un modo precauzionale per, cioè nel dubbio, ecco, una notifica in più non guasta. È chiaro che dipende ovviamente dall'impatto complessivo che questo approccio prudenziale può produrre, perché l'attività di notifica è di per sé onerosa e quindi poi bisognerebbe valutare anche qui nel concreto. Proprio perché ci avviamo verso la conclusione, io provo a listare le domande che in qualche maniera hanno delle sfumature un po' più tecniche, più particolareggiate, che in qualche modo, diciamo, richiamano il principio generale appena ricordato da Mario. Passo a una delle ultime domande di Salvatore Macchia, diciamo, più generale: cosa può fare un richiedente se l'amministrazione non risponde nel termine dei 30 giorni? Quindi cosa avviene dopo? Qui la cosa principale che il cittadino può fare è rivolgersi al giudice. Ovviamente il giudice in questo caso seguirà le norme dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo e quindi un rito speciale, quello sul silenzio, che consente al cittadino di avere una risposta dal giudice nei successivi 30 giorni. Quindi il cittadino ha 30 giorni per rispondere dopo il per impugnare quel silenzio dopo il termine, è un silenzio inadempimento in questo caso, a differenza di quello che è previsto nell'accesso documentale, che invece è un silenzio rigetto. Quindi però la sostanza è che il cittadino può rivolgersi al giudice ed è la soluzione diciamo più significativa. Però l'altro rimedio molto importante è quello del riesame, cioè il cittadino alla scadenza dei 30 giorni, quando non riceve risposta dall'amministrazione, può rivolgersi al responsabile trasparenza della stessa amministrazione, responsabile trasparenza e prevenzione della corruzione, il quale a sua volta deve rispondere entro un termine molto breve sulla stessa istanza. E quindi sono due meccanismi di tutela, devo dire entrambi molto efficaci, perché a dispetto di quanto si possa pensare, anche il riesame porta a un rovesciamento delle decisioni di prima istanza, quando sono esplicite, o comunque al superamento del silenzio, in un numero molto significativo di casi. Cioè in sede di riesame le decisioni nel 50% dei casi sovvertono quelle di prima istanza dell'amministrazione. Ovviamente anche per il giudice i numeri sono molto elevati, quindi sono entrambi due rimedi abbastanza efficaci. Considerando che abbiamo sforato più di qualche minuto e considerando che molte domande in qualche modo si richiamavano l'una all'altra, provvedei ad avviarmi verso le conclusioni, ringraziando veramente moltissimo Mario Servino per la sua disponibilità, soprattutto nella parte finale di questo webinar. Immagino non sia semplice di volta in volta trovare risposte così al volo, a braccio, così come hai fatto in questo momento, quindi davvero grazie, è stata veramente molto preziosa. E rilancio, visto che molte domande continuano ad arrivare, rilancio soprattutto a Valentina, a Francesco e gli altri relatori di oggi, magari può essere un buono spunto per provare a approfondire con un prossimo webinar di qui a un po'. Fra l'altro torno a ricordarvi che poco, se scorrendo un po' più in sulla chat, Valentina vi aveva messo il link al sito del FOIA, dove di qui a un po' potete trovare la registrazione integrale della chiacchierata che abbiamo fatto tutti insieme questo pomeriggio, le slide utilizzate dai nostri relatori, e certamente su questo possiamo parlare con Elisa, con le altre persone che ci hanno aiutato a mettere insieme il webinar di oggi, per magari notificare via mail a tutte le persone che ci sono state oggi la pagina puntuale su cui andare a reperire queste informazioni. Io chiedo a Valentina, a Francesco, a Mario se vogliono aggiungere qualcosa in conclusione, altrimenti mi avvierei direttamente in chiusura.
No, io volevo soltanto ringraziare sia Valentino che soprattutto il professor Savino per la disponibilità. Abbiamo provato a tirarlo per la giacchetta in temi abbastanza specifici nostri, ma credo che vada bene così, credo che ci sia abbastanza abituato a queste modalità. Grazie davvero. Un piacere, grazie a voi. Sì, volevo giusto aggiungere che appunto quando si tratta poi di temi molto specifici è anche difficile gestirli nel corso di un webinar, però ricordo che diciamo, nei limiti del possibile il centro di competenza mette a disposizione un help desk, per cui ovviamente in quel caso su situazioni un pochino più complesse c'è anche modo di poterle approfondire, di poter poi interagire con i richiedenti e quindi poi di poterle affrontare nei luoghi e nei tempi opportuni. Detto ciò, anch'io vi ringrazio. Per la partecipazione, vi ricordo appunto che sarà tutto online nella nuova versione del sito che appunto dovrebbe essere online a breve. Con questo io concludo. Non so se Mario vuole aggiungere qualcosa. Grazie a Grazie tutti. Valentina. Semplicemente per aggiungere appunto che le domande più tecniche o mi pare di capire dalla chat eventuali ulteriori domande alle quali non siamo riusciti a rispondere in questa sede possono appunto essere poi acquisite e potremmo poi valutare insieme al dottor Lazzarini se organizzare un apposito evento un po' più focalizzato su alcune tipologie di domande, ecco, perché poi le domande sono quello che ci dà da pensare e ci consente di approfondire alcuni temi. Per cui vi ringraziamo di queste domande e cercheremo appunto di darvi un feedback in qualche modo, nei modi che diciamo saranno poi più appropriati e valutati insieme a Valentina, però resta ferma anche la possibilità della richiesta a sportello che ci ricordava Valentina, abbiamo un help desk e quindi se ci sono ragioni di particolare urgenza, e magari domande complesse, quelle domande è più appropriato che vengano inoltrate all'help desk così da interloquire poi direttamente, specificamente sulle singole questioni. Grazie ancora. Un ultimo rilancio, lo diceva Paola Di Lazzaro un attimo fa in chat, lo aggiungo anch'io qui sul link che vi ho appena postato, ci trovate l'appuntamento di giovedì 6, sempre dedicato all'approfondimento del FOIA, quindi davvero se potete, se avete modo, se continuate a essere incuriositi dalla materia, vi dico che sarà un po' più semplice iscrivermi, dal momento che avete già un account di FPOut, semplicemente dovete cliccare su un tasto, in quel caso sarà anche un po' più semplice la procedura di ingresso in aula perché è un webinar aperto a tutti, quindi verrete direttamente traghettati verso la giornata del webinar. Grazie mille Francesco, grazie mille Mario, mille grazie Valentina, un saluto per tutti, mi auguro di rivedervi presto e buona serata, buon pomeriggio. Grazie ancora a tutti. Grazie. Ciao.